questa sessione, questo webinar serale, e speriamo di aiutarvi a concludere bene la giornata. Il tema che affronteremo è appunto quello di sostenibilità e divulgazione di sostenibilità. Lo faremo grazie agli ospiti. Io sono Paola Rossi di ACAB, ho con me il presidente Paolo Silingardi e gradito ospite Francesco Marella di Mitsubishi. Io dico solo Mitsubishi, poi lui, o Meiz, per brevità, come mi ha insegnato lui. Cercheremo di raccontarvi un po' come è possibile divulgare e affrontare i temi della sostenibilità che ci riguardano tutti, sia in ambito personale, ma anche rispetto alle mission delle nostre aziende, delle aziende in cui lavoriamo, e nel modo in cui possiamo cercare di affrontare la divulgazione di questi temi che sono appassionanti, ma non sempre così noti. Quindi per iniziare, per cercare di presentarci, lascio la parola a Paolo Silingardi, presidente ACAB Group. Prego. Salve, buonasera a tutti, salve. Io mi occupo ormai da 27 anni di comunicazione ambientale con ACAB. Siamo un'azienda che ha iniziato a occuparsi di queste tematiche in epoca, diciamo, ci piace dire, non sospetta, quando non erano ancora all'ordine del giorno. Siamo passati da una fase in cui sono entrate nell'agenda di tutti coloro che si occupano professionalmente di mestieri di sostenibilità, ma anche delle aziende che producono prodotti. Oggi, con tutte le vicende legate alla crisi climatica, all'obbligo di recovery plan, obiettivi di riconversione, sono ormai diventato un elemento comune e consolidato. Scontro in Italia una difficoltà che è quella tipica di una cultura che non ha l'approccio pragmatico, del Nord Europa, per cui spesso da noi parlare di sostenibilità è abbastanza facile ritrovarsi, in passato forse lo era di più, oggi un po' meno, sentire dire delle cose e vederne fare delle altre. Questo soprattutto nel mondo del pubblico, della politica, che è quello dove noi ci siamo fatti un po' le ossa. Nel mondo delle imprese, credo poi l'intervento di Francesco Marella che seguirà ci farà vedere un'applicazione concreta, si è diventati da anni molto, molto più concreti perché c'è una collegamento molto diretto tra l'aspetto economico e i costi energetici. Oggi l'energia è un costo tendenzialmente in crescita, soprattutto da fonti fossili. Avere meno materia e meno energia nei propri prodotti è un vantaggio. Avere un ciclo di vita chiuso, quindi pensare al prodotto anche in funzione del suo riutilizzo e recuperabilità successiva, è un vantaggio e diventa un elemento di competitività e di sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica. C'è poi un aspetto che a volte in passato si mescolava meno con gli affari, ma oggi noi ad esempio siamo una società benefit, oggi le B Corp sono aziende che sono anche quotate in borsa, quindi c'è anche si incomincia a capire che la sostenibilità sociale, quella economica e quella ambientale vanno tutti a tre di pari passo. In una società che non è in equilibrio, in cui non c'è prosperità, serenità, gli affari si conducono male e quindi questo è un altro elemento che sicuramente coinvolge parecchio le imprese. Non so se Eugenio può far partire la presentazione, così magari faccio vedere alcune cose su chi siamo, cosa abbiamo fatto negli anni, cosa abbiamo realizzato. Da sempre parliamo di sostenibilità, l'ho detto nella mia introduzione, siamo nati nel 95, oggi siamo 28 persone su 5 sedi, operiamo un po' in tutta Italia. Siamo nati con progetti legati in prima battuta al mondo del pubblico, quindi tematiche di rifiuti, mobilità, energia, sostenibilità, e abbiamo cercato sempre di utilizzare linguaggi e forme di coinvolgimento coinvolgenti, perché poi diciamo nella comunicazione ambientale non devi vendere un prodotto, ma devi coinvolgere e cambiare abitudini consolidate. Quindi serve molto riuscire ad attivare dei processi. Il cambiamento delle abitudini rappresenta sempre una fatica. Lo è nel momento in cui decido di passare da un prodotto che ho sempre comprato a un altro, lo è quando decido di muovermi con trasporto pubblico in treno piuttosto che in macchina, e
richiede delle motivazioni che sono da un lato economiche, legate sui costi, ma chi fa marketing sa benissimo che si commercializza e si vendono i prodotti non solo perché costano meno, anzi, chi è più bravo vende i prodotti quando costano di più, ma perché danno degli elementi competitivi e di valore aggiunto. Oggi come oggi il valore ambientale, il valore della sostenibilità è un valore aggiunto, quindi noi abbiamo sempre cercato di introdurre la parte di coinvolgimento, di processo, di valore, la parte non tanto emozionale, ma quella che incide sulle scale di valori personali nell'attività di comunicazione che realizziamo. Lo facciamo, abbiamo imparato a farlo, siamo nati con la carta e la matita, poi pian pianino siamo passati sui computer. Oggi è inevitabile usare tecnologie, quindi usiamo tutto lo spettro di strumenti tecnologici disponibili, dalla comunicazione digitale, web, social, app. Magari per entrare un po' più nel merito vi faccio vedere velocemente alcune delle cose, degli strumenti che usiamo per parlare di sostenibilità. Questa è una piattaforma che abbiamo realizzato in piena pandemia e che ha avuto per noi un grande successo. Abbiamo una ventina di progetti attivi in questo momento. Il primo anno abbiamo coinvolto oltre 1 migliaio di classi. È una piattaforma dove sono disponibili contenuti da utilizzare o in aula o a casa, per fare attività didattica pensate e strutturate per le classi che vanno dall'asilo fino alle superiori. Proprio in questo contesto abbiamo inserito Sentieri Sostenibili, che è il progetto che poi abbiamo sviluppato anche con Mitsubishi, raccontando ai ragazzi delle superiori come Mitsubishi interpreta il tema della sostenibilità per mettere in collegamento il mondo dell'impresa, il mondo del lavoro con il mondo della scuola, che non è mai solo lo studente, il ragazzo con cui si parla, ma è sempre anche il suo circuito parentale di riferimento, la famiglia allargata, gli amici, i parenti più o meno prossimi, perché esperienze positive poi vengono portate dalla scuola, vengono portate a casa. Un'altra dinamica che usiamo molto è quella dei giochi. Questo è un gioco che abbiamo realizzato ormai da diversi anni, ma ha una buona tenuta, quindi lo continuiamo a utilizzare, si chiama EcoQuiz. Sono oltre 2.000 domande a risposta multipla sui temi della sostenibilità, con un punteggio che scala a tempo, diversi livelli di complessità, e lo utilizziamo promuovendo all'interno delle scuole, mettendo in competizione classi e scuole fra di loro, accomunando il progetto, i punteggi o premiando i singoli, e abbiamo una percentuale di gioco di partite molto molto elevata. La prossima settimana consegniamo la nostra quarta auto elettrica. In questo caso abbiamo scelto un prodotto appena uscito della Citroën, una piccola auto che si guida dai 16 anni e che consegniamo ormai da 5 anni con questo gioco che si chiama Ecoattivi, che è una piattaforma che premia i comportamenti positivi dei cittadini. E quindi vai a piedi, in bicicletta, fai bike to work, risponde ai quiz, alle domande, partecipa a sfide e missioni, vai all'isola ecologica, prendi un libro, fai volontariato, ormai abbiamo collaborato con oltre 250 comuni e aziende di pubblici servizi per implementare queste dinamiche proprio per utilizzare da un lato lo strumento della gamification e quindi tutte le tecniche, punteggi, badge, indicatori di performance, dall'altro trasformare poi i punti che si accumulano in premi che possono essere sorteggiati o messi a disposizione degli enti locali e delle aziende, o trasformati in alcuni casi anche in buoni sconto presso i negozi per allargare, per sostenere anche il commercio locale. Sono 2 anni che ci diamo da fare cercando di usare come chiave di comunicazione della sostenibilità anche gli elementi culturali. L'aspetto culturale è un aspetto che comunica tantissimo e soprattutto parla ad un livello molto profondo alle persone, quindi permette di raggiungere e radicare i messaggi di contenuto in maniera molto efficace. Questa è una mostra, l'abbiamo esposta, abbiamo fatto la prima a Torino, è una mostra che abbiamo chiamato Disastri e Meraviglie, fotografie di viaggio di posti bellissimi dove l'uomo ha costruito un rapporto di equilibrio con la natura, affiancate con una serie diciamo una cronologia di una serie di disastri procurati dall'attività umana, e affiancata da suggerimenti di lettura, una bibliografia che permette di diciamo approfondire, a chi ha voglia, a portarsi a casa dei consigli di lettura per approfondire la tematica. Quindi un aspetto emotivo e di impatto, la bellezza, con degli aspetti di approfondimento e chiamati un po' dal senso di corresponsabilità per modificare il nostro rapporto con la natura. Facciamo anche alcune pubblicazioni mirate, e questo è un
è un libro illustrato, è un altro modo per raccontare, per parlare, è rivolto, io dico, per i bambini o per chi è ancora bambino dentro. I libri illustrati in realtà vengono letti molto anche dagli adulti, non a caso vengono comprati dagli adulti, e con le storie, con la fantasia si possono raccontare bellissimi, si possono passare informazioni molto molto interessanti. Abbiamo anche messo in produzione uno spettacolo teatrale. Il teatro è una chiave potentissima di comunicazione. Abbiamo messo in produzione un monologo tratto da un libro, Riflessioni postume di un australopiteco. È un australopiteco che, dal suo punto di osservazione di specie estinta, che ha sviluppato a posizione retta e pollice opponibile, come vede il modo in cui noi abbiamo il rapporto con l'ambiente. Sappiamo che siamo in questa era, dovrebbe essere questione di pochi mesi, e ufficialmente dovrebbe essere di vedere in cui la Terra in una maniera rilevabile dal punto di vista geologico. La discussione in essere è se sarà il momento in cui è cresciuta la CO2, rivoluzione industriale, o il momento in cui l'uomo ha fatto test atomici rilevabili in tutto il pianeta, e fra qualche milione di anni, che arriverà dopo di noi, se vuole, potrà interpretare come chiave di lettura di questa fase. Coinvolgere proprio prima della pandemia, organizzati coinvolgendo il proprio personale, quindi dipendenti, collaboratori, per affrontare il tema della sostenibilità molto diretto con un attore che ti parla e ti racconta. Recentemente ci siamo divertiti a fare un ologramma, abbiamo tentato di sperimentare anche questa forma, coinvolgendo Andrea Giuliacci, che è sempre stato a fare questa operazione con noi, e anche qua abbiamo raccontato molto veloce, molti cambi di scena, storie che si rincorrono, ma con una chiave di fondo che è quella di cercare di capire come ci rapportiamo con l'ambiente. Sempre in termini di registrazione, video, corsi di formazione, questo è il corso semiserio sul compostaggio domestico che ci siamo divertiti a produrre. Diciamo che in questi ultimi 2 o 3 anni abbiamo sperimentato, abbiamo provato anche a riscrivere canzoni, facendoci autorizzare da un paio di per rimetterle in circolo e farle interpretare ai cittadini, e ci siamo divertiti a portare anche tecniche di guerrilla teatrale in azienda, quindi entrare nelle aziende, anziché fare un convegno, arrivare ed interrompere il momento del lavoro facendo perdere pochi minuti, ma coinvolgendo con tantissimi giochi differenti, tutti legati però a un filone comune. In questo caso abbiamo fatto una cosa con L'Oreal dedicata al tema del riciclo, ma diciamo è una tecnica che permette di fare davvero tante cose e di parlarne, insieme. Faccio vedere un'ultima cosa, poi vedo che il tempo va via veloce, quindi mi fermo, perché è una delle ultime sperimentazioni che stiamo facendo. Barry, un telecamera davanti, e all'interno ci si può interfacciare, si può in qualche modo giocare con video, interferendo con le manopole, facendo ad esempio la spesa pagando in acqua, quindi riempendosi il carrello del supermercato e andando poi alla fine a vedere quanta acqua serve per comprare quei prodotti. Oppure ci sono una serie che spiegano quali sono le condizioni sulla Terra. Sono strumenti che, quando li abbiamo messi in festival a 7 anni, in cui l'appoggi su un piano, i bambini arrivano come mosche, ma se hanno i genitori dietro si mettono a litigare con i genitori, perché anche i genitori vogliono divertenti da fare. Negli ultimi 2 anni stiamo cercando, venendo dal pubblico, vogliamo insomma metterci in gioco anche in un mercato differente dal nostro tradizionale, sempre con questo obiettivo di fondo, che è quello di comunicare la sostenibilità. Anche se avrete l'occasione di andare su Spark Park e vedere i video che abbiamo realizzato con Mitsubishi, ma non solo con loro, esce molto bene la passione di chi lavora. E questo, secondo me, è l'elemento
fa la differenza, perché chi, anche se lo strumento di comunicazione del video può apparire uno strumento distaccato, in realtà quando tu riesci a trasmettere la tua passione e lo fai non solo con le parole, ma con l'espressione del volto, con i movimenti del corpo, con tutto quello che entra nella dinamica delle comunicazioni umane, chi ce la fai? Mi piace raccontare sempre che infatti non da noi, ma da 200.000 anni che siamo una specie giovanissima, ma nei milioni di anni precedenti. Quindi siamo persone che siamo nati per comunicare, siamo evoluti per comunicare. Non ci deve essere iperbole, cioè devi raccontare le cose in maniera più utile come sono, ma la passione fa la differenza. Grazie. Benissimo Paolo, grazie a te. Credo che insomma abbiamo raccontato un po' di chi siamo in questo modo. E quindi adesso lascio volentieri la parola a Francesco, ricordando a tutti che in chat è possibile rivolgere delle domande rispetto alle relazioni che... chiedo alla regia se mi mette la presentazione, perfetto. Eccoci qua. Allora, intanto buongiorno a tutti, per me questi perché appunto mi piace parlare di sostenibilità, la vedo una cosa importantissima per il futuro delle nostre generazioni e anche, diciamo, per il futuro in realtà anche della nostra azienda. In effetti il titolo di questa mia brevissima presentazione è molto strano, generare business con la sostenibilità. Uno dice, ma come? La sostenibilità non è ambiente. Sì, certo, è fare delle considerazioni tipo etico, sociali, attaccate a delle considerazioni di tipo industriale. Allora, intanto per chi lavoro? Come diceva Paola, lavoro per una società da un nome piuttosto complesso. Lavoro per una divisione di Mitsubishi Electric che si chiama Mitsubishi Electric Hydronics and IT Cooling Systems SpA. La più grande azienda produttiva europea di Mitsubishi Electric. Abbiamo in Italia 7 stabilimenti, 4 in Veneto, 3 in Lombardia, 4 stabilimenti in Cina, 1 in India, e per tutta questa complessità di stabilimenti io coordino la parte di sicurezza ambiente e di sostenibilità. Cosa facciamo? Noi abbiamo grandi macchine per il condizionamento che vanno destinate in realtà non solo a fare il caldo e il freddo in teatri, di processo, ad esempio per una fabbrica che fa stampaggio ha bisogno di raffreddare il proprio processo, utilizza macchine come la nostra, anche il mercato emergente, ormai non tanto emergente, quello di... dove oggi abbiamo una quantità infinita di computer che di vari fornitori, insomma non faccio nomi. I nostri prodotti sono venduti a marchio Clima Veneta e da RC. Bene. Finita la presentazione di chi siamo e cosa facciamo, per brevità ci chiameremo Mates, anche perché se no mi mancherebbe fiato a dire tutto il nome della nostra azienda per l'intero di continuo, e vediamo perché e cosa fa la mia azienda e cosa facciamo noi all'interno dell'azienda per parlare di sostenibilità. Allora, tutta la politica di Mitsubishi Electric nasce dalla consapevolezza che abbiamo tre problemi da gestire. Tre problemi che si stanno arrivando, direi come in questo caso, come un'onda travolgente. Abbiamo vissuto, stiamo vivendo la pandemia di Covid, ma è chiaro che vediamo già all'orizzonte un'onda molto più grande, molto più travolgente che quella del climate change. Quindi la presa d'atto che c'è questo problema è il punto di partenza della nostra politica di sostenibilità, l'esistenza appunto dell'effetto serra, del climate change. Il secondo problema che prendiamo atto nella nostra politica di sostenibilità è il fatto che c'è un'eccessiva produzione di rifiuti. Nel particolar modo si stima, questa è la fondazione Ellen MacArthur, che stima che entro il 2050 noi avremo quantità di plastica nei mari pari se non superiore a quella di pesci. Quindi il tema del riciclo, dell'economia circolare è un tema che va affrontato
non solo, come vedremo, perché da evidentemente risolve dei problemi gravissimi di natura ambientale, ma perché se fatto in maniera intelligente dà anche delle opportunità appunto di risparmio economico, di business e così via. Il terzo problema più importante, che è il motivo per cui sono qui con voi in realtà, è quello del cambio culturale, perché è evidente che se negli ultimi 30 anni abbiamo creato un pianeta con queste condizioni di gravissimo inquinamento in atmosfera, abbiamo considerato l'atmosfera, i nostri mari, come una discarica praticamente infinita di CO2 e di rifiuti, c'è un problema di cultura. Quindi è chiaro che bisogna cambiarla questa cultura, bisogna fare in modo che le nuove generazioni, partendo dalle scuole, siano effettivamente più attente, siano più preparate. È chiaro che c'è un movimento di opinione molto forte, basta vedere COP26, Greta Thunberg, tutti gli attivisti, però è chiaro che bisogna in qualche modo creare questo cambiamento anche nelle generazioni, diciamo, meno giovani. Quando parliamo di cambiamento, questo è un meme molto, molto famoso, tutti quanti sono disponibili a volerlo, purtroppo il cambiamento parte da noi, parte dalla necessità di cambiare ciascuno di noi le nostre tre assi, secondo la nostra politica, fondamentalmente sono l'eliminazione del lavorare sull'effetto serra, sull'economia circolare e sul cambio culturale. Per far questo, l'anno scorso Mitsubishi Electric ha emesso questa politica che vale per tutti gli stabilimenti mondiali. Quindi una politica, come vedete, fondamentalmente si basa sull'idea che l'azienda, avendo stabilimenti sedi produttive e commerciali in tutto il mondo, può fare in maniera più di più, fare quindi creare, utilizzando la nostra presenza in tutto il mondo e i prodotti che facciamo, creare le condizioni per questo cambiamento di cui abbiamo bisogno. Vorrei sottolineare il fatto che quando Mitsubishi Electric sostenibilità non dice mai i tre assi, ve li ho già anticipati, sono una società a basso tenore di carbonio partendo dalle nostre fabbriche. Le fabbriche, come vedete da poco, devono fare la dieta, devono ridurre le loro emissioni di CO2, ma soprattutto i prodotti, al di là di quelle che sono le normative mondiali o europee sulla riduzione dei prodotti, in qualche modo non si parla solo di consumi energetici, ma anche quella che è l'impronta di carbonio del prodotto stesso, in termini anche di componentistica e di uso dello stesso. Il secondo passaggio, e qui mi riferisco a quel pesciolino solo in mezzo ai rifiuti, è lavorare su un'economia, su una società basata sul riciclo. E questo non solo lavorando sulla riduzione di quello che noi come azienda buttiamo in discarica, ma di fatto lavorare proprio sulla progettazione di prodotti in modo che i prodotti stessi siano riciclati o riciclabili. Quindi lavorare sia a monte a valle che della catena del valore del nostro prodotto. L'ultimo, e questo è un tema su cui tutte le aziende dovrebbero interrogarsi, è andare un po' oltre a dire facciamo delle cose, ma bisogna proprio cambiare i modelli di business. I modelli di business devono cambiare, cioè bisogna che tutte le aziende che oggi vendono prodotto cominciano a interrogarsi sull'opportunità di fare dei modelli di business basati sul pay per qualcosa. Noi siamo abituati a conoscere il back sharing, cash sharing, ma insomma, se andiamo a vedere come oggi viene gestito i video, la musica in maniera liquida online, non si vedono più né videocassette, non si vendono più CD, è tutto un mercato basato su pay per, in questo caso, use. E quindi modelli basati su pay per use sono i modelli economici vincenti su cui si può lavorare per prolungare la vita dei prodotti e per rendere questi prodotti meno obsoleti e anche dare maggiore soddisfazione a chi li utilizza, in effetti. Il terzo passaggio, che ha motivato la collaborazione con ACAB, è il fatto che noi dobbiamo lavorare appunto al cambio culturale, a creare sempre di più comportamenti responsabili. Allora, sulla parte di riduzione CO2, qualche cenno su cosa stiamo facendo come azienda. Noi abbiamo appunto questa curva che dobbiamo rispettare come impresa, quindi entro il 2030 ridurre le nostre emissioni del 30%, entro il 2050 del 100%. Uno dice, vabbè, ma 2050, c'è tantissimo tempo, 2030... Insomma, 2030 è tra pochissimo tempo e 2050 altrettanto è tra pochissimo tempo. Cioè, oggi dobbiamo gettare le basi per arrivare a questi progetti. Non possiamo pensare che questi progetti partano tra qualche anno, perché tra qualche anno è già 2030. Questi progetti di fatto su cosa si basano? Per questo sottolineo il tema della sostenibilità, è un tema anche di cambiamento culturale e di benefici per l'azienda.
si basano sull'idea innanzitutto di cominciare a eliminare gli sprechi. E quindi cominciare, abbiamo iniziato a digitalizzare un po' tutti quanti i contatori di consumo energetico in aziende per capire dove ho i consumi e perché ho i consumi. Quindi individuando ad esempio dei consumi anomali, che ne so, compressori che partono solo dalla domenica, senza citare banalmente le luci che rimangono accese negli orari in cui non dovrebbero essere accese. Quindi eliminare gli sprechi è già un dovere che già, se fatto bene, crea un immediato risparmio economico per l'azienda. Il secondo passaggio è l'upgrade, quello di dire cambio delle utenze vecchie, obsolete, delle utenze energivore in utenze con meno consumi energetici. L'altro passaggio importante, diciamo, l'obiettivo nostro in qualche modo è di trasformare le aziende in aziende completamente elettriche e indipendenti dal metano. Questo perché? Perché oggi anche noi utilizziamo per scaldare i nostri stabilimenti delle caldaie, è un cambiamento tecnologico importante, un investimento molto importante, ma ahimè il metano, come sappiamo, difficilmente nel prossimo futuro diventerà verde. La corrente elettrica invece già nel presente è parzialmente verde. Il mix nazionale italiano prevede che la corrente elettrica sia già al 40% emessa da fonti rinnovabili e man mano che andiamo avanti negli anni vediamo che questo mix aumenta. Quindi è chiaro che mentre posso aspettarmi nel prossimo futuro di avere una corrente elettrica totalmente verde, se non addirittura autoprodotta, difficilmente nel breve periodo vedo un metano verde. Quindi è chiaro che l'obiettivo nostro come azienda è anche quello di eliminare tutto quello che potrebbe essere un qualcosa che funziona appunto a metano. Quindi i grandi due assi su cui stiamo lavorando sui consumi energetici sono proprio quelli di individuare gli sprechi, eliminarli, cosa che comunque qualsiasi buon padre di famiglia dovrebbe fare per principio, e secondo quello di fare investimenti per eliminare sorgenti fossili o comunque obsolete in sorgenti appunto più efficienti che diano anche appunto un ritorno dell'investimento. L'ultimo, tutte quelle attività di cui vi citavo, cioè cominciare a pensare di fare dei contratti di acquisto di corrente elettrica totalmente verde o addirittura appunto di autoprodurla. Il terzo passaggio, il secondo passaggio, vi dicevo, è l'economia circolare. Ecco, l'economia circolare, anche questa viene ben descritta da Ellen MacArthur, in quanto spiega che cosa vuol dire significare passare da un'economia di tipo lineare a un'economia di tipo circolare. Nel farla breve, e qui scimmiotto una persona un po' più importante di me, diceva: io ho lavorato in un'azienda che produceva tappeti moquette. La moquette è un oggetto che viene prodotto con plastica, quindi di fatto da petrolio. Quindi noi lavoravamo in un'azienda che prelevava petrolio dalla madre terra, producevamo con questo petrolio le moquette, la davamo a un cliente il quale a fine vita le buttava via e creava dei rifiuti. Quindi in estrema sintesi l'economia circolare era in questa visione: prendo qualcosa dalla madre terra, produco rifiuti. È chiaro che un'economia lineare non può funzionare all'infinito in questo modo qui, perché è chiaro che stiamo depauperando sempre di più il nostro pianeta per creare appunto rifiuti. Quindi gioco forza, se vogliamo evitare di vivere in un mondo pieno di rifiuti e senza risorse, bisogna avviare un'economia di tipo circolare. La mia azienda in questo senso ha qualche difficoltà in più. Perché? Perché noi siamo una produttiva e noi vendiamo tramite una catena di distributori, quindi non abbiamo un rapporto diretto col cliente. Però darci vinto su questa possibilità. Di conseguenza abbiamo lavorato con tantissimi fornitori, anche molto distanti da noi, chiedendo loro, definendo diciamo, degli standard di green purchasing, cioè di acquisto verde in pratica, dove abbiamo chiesto di trasformare delle borsette, andiamo con la nostra borsetta di plastica riutilizzabile un numero infinito di volte. Questo è un processo veramente che si può definire sostenibile. Perché? Provo a dettagliarlo. Passare da un'economia di questo tipo, dove compro da un fornitore come quello evidenziato in foto, dentro un bancale di legno carta cartone, è evidente che il bancale di legno carta cartone è un imballaggio ripiegabile, un tantum, il quale appunto può essere riutilizzato per un numero infinito di volte. Nel momento in cui definisco il contratto con questo fornitore, il costo dell'imballaggio viene scorporato, quindi fin da subito nel conto economico della mia azienda scompare questo costo.
subito ho un vantaggio economico immediato. Io prima compravo 100, domani compro 90. Quindi di fatto ho subito un risparmio immediato. Non solo, nel momento in cui io avvio altri processi, tipo processi di Milgrano, ovvero vado io a prendermi gli oggetti del fornitore e anziché chiedo al fornitore di mandare a me questi oggetti in azienda, riesco non solo a portarmi a casa imballaggi riutilizzabili, ma a portarmi a casa solamente i componenti che servono a me nella settimana successiva al lavoro. Questo processo non solo quindi fidelizza il mio fornitore, perché è chiaro che avendo fatto un investimento, non posso abbandonare il fornitore 2 giorni dopo, devo avere un rapporto continuativo, quindi si crea un rapporto di fiducia con il mio fornitore. Non solo il mio fornitore non ha più un magazzino di legno, carta e cartone, non solo il mio fornitore non deve più tagliare alberi per portare questi imballaggi, ma gli si crea spazio per il mio fornitore. Si crea spazio a lui perché quello spazio destinato agli imballaggi può essere destinato a produrre altri compressori. Diciamo che il gruppo di lavoro è stato trasversale perché bisognava conciliare le richieste dei fornitori che temevano che cambiando l'imballaggio scelto da loro la merce sarebbe arrivata difettosa. Dall'altra, perché è chiaro che tu nell'imballaggio garantisci anche l'integrità dell'oggetto venduto, ma dall'altra c'è la volontà aziendale appunto di eliminare tutti questi rifiuti che proprio a noi non piaceva l'idea di avere bancali, legno, casse di legno, soprattutto gli aspetti di sicurezza perorati da me, perché per aprire una cassa in legno, insomma, c'è il rischio di farsi anche piuttosto male. Pensate alla quantità di gabbie e casse in legno che un'azienda come la mia produce al giorno, quindi la movimentazione di questi rifiuti verso fuori, verso l'esterno di piazzali, cominciava a diventare anche problematica. Ma è chiaro che abbiamo provato a toccare qualche corda di qualche fornitore un po' più attento ai temi di sostenibilità, e facendo dei timidi tentativi, magari appunto documentando con dei costi, per questo è importante che la parte finanziaria, il vantaggio reciproco nostro del fornitore, effettivamente facendo due conti alla mano e facendo i primi esercizi, questi progetti che prima camminavano insomma un po' in punta di piedi, poi più impegno, no? Sono veramente esplosi, perché su alcuni progetti il ritorno dell'investimento è stato di 3 mesi, quindi i benefici sono stati per tutti. Da una parte perché i costi di trasporto in realtà non sono realmente aumentati, dall'altra perché, o meglio, sono stati compensati da altri risparmi, dall'altra perché in azienda da me appunto non ho più avuto quei costi di sballaggio, perché adesso non si tratta più di prendere una piccozza e di aprire una gabbia in legno, ma si tratta di in 3 secondi di svitare degli oggetti e prendere il componente, portarlo a bordolino è facilissimo, ma anche i fornitori si sono attrezzati in modo che l'imballaggio vuoto aperto fosse messo a fine linea della loro linea di produzione, in modo che fosse l'ultimo passaggio della loro produzione. Quindi hanno reingegnerizzato anche la loro linea di produzione. I fornitori stessi sono accorti che in questo modo qua non devono più dipendere dalla logistica del fornitore loro, cioè non devono più aspettare il legno, carta e cartone, e anzi, spesso alcuni componenti hanno delle gabbie differenti. Quindi in base alla dimensione del compressore, la dimensione della scatola cambiava. Invece queste scatole sono universali. Quindi c'è stata una forte riduzione dello spazio occupato da questi oggetti, una minore dipendenza dei fornitori di legno, carta e cartone, e quindi, insomma, facendo su 2 conti, il fornitore ci guadagna se c'è continuità di fornitura. Noi non ne parliamo, ripeto, perché tra tempi e costi di smaltimento, sporcizia in azienda, ma soprattutto il fatto che si è liberata parecchio spazio che possiamo adibire sia noi che i fornitori a spazio produttivo. Il magazzino costa, il magazzino è merce ferma, se la merce invece diventa linea produttiva, ecco, lo spazio metro quadro diventa fatturato, da costo a fatturato. Mi inserisco solo per una riflessione veloce. Spesso quello che facciamo per abitudine o per prassi consolidata non è la cosa più intelligente o la cosa più migliore, diciamo, la cosa più furba. Il cambiamento è sempre una fatica e richiede motivazioni. Quindi tu hai usato un termine che a me è piaciuto molto, perché hai detto abbiamo iniziato in punta di piedi, perché devi iniziare con pazienza a far comprendere la validità delle tue idee. Ma poi quando metti in moto fornitori e i loro fornitori a loro volta un'altra catena, hai un impatto sul ciclo produttivo complessivo che può essere anche molto positivo. E le buone pratiche poi si diffondono rapidamente, perché è chiaro che poi dopo magari utilizzeranno i vostri fornitori, se lavorano anche con altre aziende,
potranno utilizzare quella soluzione, quel modello anche in altri contesti. Questo è strapositivo. È esattamente così. Benissimo. Allora, a questo punto arriviamo un po', ci avviciniamo verso la conclusione e ho piacere appunto di raccontarvi il percorso, insomma, che abbiamo fatto logico per cercare di, stimolati da queste realtà, cercare di raccontarle a, abbiamo iniziato pensando ai ragazzi delle scuole superiori, ecco, per avere un collegamento diretto. Il ragionamento che abbiamo fatto è stato questo. Sappiamo tutti che sostenibilità si basa sui tre celebri pilastri che puntano a creare un tipo di sviluppo realizzabile, vivibile, equo, giusto. Questo è un po' l'obiettivo che ci muove di fondo. Quindi fino adesso abbiamo parlato di ambiente, ma sostenibilità tiene conto di tante delle cose che abbiamo un po' sottointeso magari fino in questo momento. E se invece vogliamo vederne, diciamo, un racconto più complesso, cioè che spieghi, che ci dia più la sensazione dell'articolazione, della complessità di questo cambiamento, di uno sviluppo diverso, questo schema di Enrico Giovannini, io lo chiamo sempre professore perché secondo me è la sua vera natura, più che quella ministeriale, racconta un po' questo aspetto, no? Un sistema terra è un sistema chiuso in cui entra energia solare, in cui facciamo uscire calore, e i nostri processi, il nostro sviluppo si basa sul capitale, secondo la scienza, diciamo, economica tradizionale, il capitale economico e naturale, e diciamo l'evoluzione è stato lavorativo, sociale, ma integrato oggi sappiamo anche con quello umano. Questa ricchezza di fondo che non è mutuabile, che dobbiamo conservare nella sua complessità, dà origine a processi produttivi e che appunto che danno beni e servizi di cui usufruiamo. In tutto ciò creiamo degli scarti che impattano sui servizi ecosistemici, sui servizi sociali e sul benessere. Sappiamo che l'obiettivo, diciamo, nell'ottica di una sostenibilità, è un giorno misurare la ricchezza di un paese non in PIL ma in BES, quindi in base al benessere complessivo che le persone hanno. E sappiamo tutti che la ricchezza è un tassello importante, ma non può essere l'unico per un benessere complessivo delle persone. Quindi gli obiettivi guidano in questo modello di sviluppo. Sono quindi gli obiettivi che si sono date le Nazioni Unite, e quindi ciascuno Stato, da cui ciascuno di noi, ciascuna azienda, per riuscire entro il 2030 a raggiungere degli obiettivi di più, diciamo, di miglior sostenibilità e di realizzazione di un, appunto, di un mondo più vivibile ed equo. Tra tutti gli obiettivi, oggi facciamo un passaggio veloce sul 4, che è quello relativo all'istruzione di qualità. Sicuramente un mondo diverso senza un'istruzione di qualità facciamo fatica a realizzarlo. Per quel che in questa scala vediamo i paesi del G20, quindi il 90% delle economie, tre quarti della popolazione mondiale, che ci danno l'idea, insomma, i colori ci indicano lo stato di avanzamento rispetto a questo obiettivo di un'istruzione di qualità. Vediamo l'Italia di un azzurrino tenue, quindi a mezza via, in nona posizione rispetto ai 20 Stati dell'Unione Europea, anzi del G20, e questa posizione è particolarmente influenzata dal fatto che l'istruzione, lo scarso raggiungimento dell'istruzione secondaria. E quindi questo è uno dei parametri che influenza in modo più rilevante, insomma, questo raggiungimento, questo risultato a livello mondiale. Abbiamo poi, se guardiamo invece l'andamento negli anni di un set più ampio di
parametri sempre inerenti all'istruzione, vediamo come si faccia fatica a migliorare i risultati di performance, e anzi negli ultimi anni ci sia stata prima una stasi e poi chiaramente il lockdown non ha facilitato il raggiungimento della qualità dell'istruzione, né riguardo la scuola e neanche per quel che riguarda l'educazione degli adulti. Quindi questo decremento della qualità dell'istruzione è indicato soprattutto dalla capacità di leggere, di interpretare correttamente i testi, la capacità di sapere conoscere la matematica a livello sufficiente rispetto al grado scolastico e nella sua complessità il sistema Italia sicuramente fa fatica ad avere una buona accoglienza e diciamo un'offerta formativa adeguata anche per in età prescolare, quindi per quel che riguarda l'infanzia. Sappiamo bene come questo impatta poi sull'occupazione femminile e quindi su altri parametri e di conseguenza sul PIL stesso. Quindi se vogliamo guardare appunto rispetto all'importanza della qualità dell'istruzione, abbiamo detto alcune cose, ma un'istruzione di qualità consente anche di realizzare un mondo diciamo più equo dal punto di vista della parità di genere e dal punto di vista della crescita economica, senza scordarci il fatto che la costruzione di un mondo diverso può avere gambe solo tramite le competenze di ciascuno, oltre che la sensibilità e la conoscenza appunto in concreto di cosa significa sostenibilità nei diversi ambiti. Quindi da un lato personale, che è quello che magari per cui ci assomigliamo tutti di più, ma soprattutto in ambito lavorativo. Come posso sviluppare la sostenibilità nel processo di produzione e dei servizi che creo nella mia professionalità? Quindi l'insieme di diciamo un'istruzione di qualità può aiutare e aiuta al raggiungimento di obiettivi più alti. Questo è un percorso logico che abbiamo affrontato adesso velocemente con poche immagini, ma che ha guidato anche il Ministero dell'Istruzione. Tant'è che nell'agosto ormai di 2 anni fa è stata emanata questa legge che reintroduce finalmente l'educazione civica a scuola. Noi che l'abbiamo fatta eravamo tutti convinti che servisse, ma adeguata ai tempi ovviamente. Quindi un'educazione civica che include l'educazione alla sostenibilità, che prevede 33 ore scolastiche all'anno e l'obbligo di valutazione. Quindi una cosa per i parametri della scuola questo si traduce è una cosa seria, non è la valutazione passa questo messaggio all'interno di quella organizzazione. E la cosa importante che ci domandiamo sempre tutti è: ma per quali ordini scolastici? Tutti, inclusa l'istruzione per gli adulti. Quindi tutti i percorsi formativi previsti dallo Stato e che fanno parte appunto delle istituzioni devono prevedere queste 33 ore di formazione con una valutazione finale. Chiaramente l'obiettivo è quello di avere una cittadinanza consapevole e riuscire a cogliere già le sfide che la realtà ci pone. Ovviamente nell'educazione civica sono inclusi la conoscenza della Costituzione, ma intesa e finalizzata, viene proprio esplicitato sul testo della normativa, finalizzata a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Noi quando pensiamo a insegnare la Costituzione pensiamo al diritto, alla legge elettorale, alle rappresentanze. Invece qua ci stanno le indicazioni della legge sull'educazione, sono molto più ampie. Poi chiaramente i riferimenti allo sviluppo sostenibile, quindi all'Agenda 2030, ai 17 obiettivi, e sia alla parte ovviamente ambientale, ma anche al riguarda
l'inclusione e la partecipazione degli utenti. L'importanza digitale, corretto. In questi 2 anni siamo stati tutti sommersi e bombardati, abbiamo imparato a nostro, come dire, anche contro la nostra volontà, magari, ma abbiamo dovuto imparare, e è importante però che i ragazzi acquisiscano consapevolezza sulla forza e il corretto uso di questi strumenti, perché come tutte le cose possono essere buone o cattive a seconda del modo in cui vengono usate, e soprattutto in una fascia preadolescenziale o adolescenziale i rischi possono essere significativi. Quindi abbiamo tutti questi stimoli, ci hanno poi portato a condensare in questa idea di progetto che abbiamo condiviso con Francesco e con altri che hanno creduto a questa idea, e quindi quella di realizzare dei video da mettere a disposizione tramite strumenti digitali che testimoniassero l'avventura di aziende che concretamente si occupano di innovazione e sostenibilità insieme. E il primo obiettivo che ci siamo dati è stato chiaramente, come abbiamo già detto, insegnanti e alunni. Poi, cammin facendo, ci abbiamo preso un po' tutti i gusti e ci siamo resi conto che l'output che abbiamo realizzato poteva avere anche un'utilità di più ampio spettro. L'obiettivo chiaramente è quello di portare a scuola un contenuto poco noto e difficilmente divulgabile dagli insegnanti, che è quello dell'azienda dei Global Goal, quindi dell'Agenda 2030, e nel modo però concreto del racconto di testimonianza, quindi di scelte come quelle che ci ha spiegato meglio oggi Francesco, strategiche, aziendale, la visione di futuro a cui si ispirano e le professionalità necessarie per realizzare quei cambiamenti, perché spesso pensiamo che siano solo tecnici o solo motivazionali, invece, come ci siamo detti spesso, ciascuno nel proprio ruolo è indispensabile che aiuti verso questo cambiamento, perché il processo è fatto di tanti step, ciascuno deve essere riorientato in questa visione. Così arrivando in conclusione, farei vedere il video che racconta, diciamo, è una sintesi, è un melting, tipo un melting pot di tanti delle diverse interviste e di tutte le aziende che ci hanno creduto, che tuo concetto di sostenibilità cosa significa per te? Sentirsi coscientemente parte di un tutto, assumersi la responsabilità anche nei piccoli gesti quotidiani. Significa fare del buon business, ma nel rispetto delle persone e dell'ambiente. Vivere e comportarmi in modo tale che chi verrà dopo di me possa avere le stesse risorse e possibilità che ho io in questo momento. Fare in modo che mentre l'azienda genera profitto e utili dignitosi, dall'altra parte contemporaneamente generi positivamente uno sviluppo sociale, non abbia impatti ambientali. Noi in CNC Industrial vogliamo essere la forza motrice di un cambiamento sostenibile. E cosa serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?
comunque divulgare le azioni e l'impegno che ciascuna sta approfondendo su questa strada, diciamo, per raggiungere questi obiettivi. Non so se Paolo hai piacere ancora di dirci qualcosa. No, ho visto solo che c'era una domanda che era rivolta a Francesco e che chiedeva di una persona che seguiva, che chiedeva ci sono stati, se avete avuto, se monitorare i fornitori dal punto di vista della sostenibilità è stata una scelta, lo state facendo e se è una scelta che utilizzate anche per evitare di incappare in rischi reputazionali o di greenwashing. Quindi in pratica si è fatto in qualche modo un'attività di controllo, di supervisione sui fornitori. Allora, su alcuni fornitori strategici la cosa è molto fatta in dettaglio, perché è chiaro che sì, diciamo, c'è il rischio non solo di greenwashing, ma anche di interrompere la stessa catena di fornitura per tanti motivi. Sui fornitori minori, no, diciamo che facciamo oggi una classica audit, diciamo, documentale, cioè chiediamo che rispondano a un elenco di domande. Questo perché? Perché la mia azienda, non so, ho perso il conto di quanti fornitori ha effettivamente. Quindi è chiaro che in una logica di Pareto è meglio affrontare appunto quelli strategici che rappresentano il 20% e su quelli fare un lavoro di fino, insomma, ecco. Io riprendo una battuta, una frase di Francesco che mi sono segnato perché la condivido appieno, cioè che l'azienda, soprattutto le aziende grandi, ma non solo loro, può fare di più che i singoli, perché spesso sentiamo appelli a cambiare i comportamenti quotidiani dei singoli. Ho presente diverse pubblicità passate in televisione anche recentemente in cui ci si invita a spegnere la luce o a fare la raccolta differenziata. E spesso queste pubblicità arrivano da aziende che in realtà sono molto importanti in termini di CO2, di bilancio di incidenza sulla CO2. Mentre invece una comunità organizzata e che ha un peso economico e una leva anche economica significativa, se interviene non solo su di sé ma sulla catena delle subforniture, può mettere in movimento tantissimo, mettere veramente, può diventare un elemento di cambiamento, e i cambiamenti spesso sono dirompenti con il tempo. Guardavo anche quel grafico che hai fatto vedere, 2020, 2030, 2050, è vero, il 2030 è qua, il 2050 sembra lontano, ma se non fai da qua al 2030 quello che sei, dopo i risultati, senza l'ultimo disastro in America completamente fuori stagione, nessuno aveva mai visto una cosa di quel tipo, e diventeranno eventi che si ripeteranno, quindi stiamo parlando di, oltre che di economia, anche di vite, di dolore, di sofferenza, di lutti, insomma di cose che dal punto di vista etico hanno un peso importante. Quindi questa responsabilità di un'azienda, che poi è un'azienda, anche una comunità di individui. Noi siamo una società benefit e poniamo, insomma, siamo posti un po' il tempo di essere un cui possa essere tutto felice. La felicità è un parametro importante nella misurazione della qualità del proprio standard di vita, per quanto ci compete. Ecco. Quindi il fatto che l'azienda possa veramente diventare un elemento di cambiamento forte e che quindi sia importante comunicarlo, sia un elemento, perché non è solo il fatto di dire sto facendo bene, è il fatto di aiutare gli altri a comportarsi come te e diventare un effetto di moltiplicatore. E questo ha una ricaduta straordinaria sull'identità, sul senso di appartenenza all'azienda, sull'impegno. Ci sono tanti aspetti che poi ci cadono dietro, perché è molto più facile identificarsi e avere comportamenti positivi se la tua azienda ha un approccio di questo tipo che non sei costretto in situazioni, diciamo, vessatorie, di poca coerenza con i valori che ormai stanno diventando fondamentali. Quindi non posso che farti i complimenti per il lavoro che hai portato avanti e per la passione che ci hai messo. Grazie Paolo, ti confermo è un po' quello che tu racconti. Diciamo che è proprio così. E bisogna cominciare anche a lavorare su alcuni dogmi. Io, quando sono entrato in azienda, insomma, il rifiuto è un male necessario del processo produttivo,
No, si può lavorare nel processo fin dalla progettazione del prodotto stesso per eliminare i rifiuti. Quello che io vedo di estremamente positivo, e per chi ha tempo, piacere, può guardare anche il canale LinkedIn della mia azienda, troverà alcuni video della nostra campagna Basta Sprechi, che in giapponese si chiama Motenai. In questi video non vedrete l'amministratore delegato che parla, non vedrete, vedrete poco me, ma vedrete chi ha lavorato in questi progetti, perché questa attività deve essere sempre di più qualcosa di corale. La cosa positiva che mi piace della sostenibilità è il fatto che tu parli sempre in maniera molto positiva di quello che sarà, e uno di noi è artefice del cambiamento, quindi diciamo è una spinta motivazionale molto forte nel fare queste cose. Io vedo che quando cominciamo a parlare di questi progetti, insomma, le opportunità, le proposte da parte dei colleghi poi incredibilmente nascono come funghi. Il collega dell'ufficio acquisti che ti dice: guarda, ho trovato un fornitore che mi fa lo stesso ventilatore con le pale riciclate. Un collega della progettazione che mi dice: ma guarda che potremmo fare questa modifica sul prodotto per fare meno rifiuti, e così via. Cioè, di fatto nel momento in cui crei quella cultura diffusa che ci sono in azienda, crei il contesto in cui le cose poi vanno avanti da sole, insomma, vanno avanti da sole, vanno piccolo di un passo. Bene. Bene, ti ringrazio. Non so Paolo se vuoi fare un saluto finale tu e sì. ci diamo appuntamento alla prossima, a un sì. prossimo webinar. Sì, bene, io ringrazio tutti quelli che sono riusciti a rimanere così fino proprio al photo finish e appunto vi aspettiamo per il prossimo webinar che organizzeremo. E, avete i nostri contatti, quindi se avete domande o necessità, siamo qua, rimaniamo a disposizione. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata, grazie. Buona serata, arrivederci.